Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi andremo a parlare delle CPU, ossia dei microprocessori che sono andati nello spazio. I microprocessori delle sonde che hanno esplorato il sistema solare e soprattutto poi apriremo uno speciale sui microprocessori che sono più lontani dallo spazio e saranno quelli che sopravviveranno praticamente poi alla morte della Terra per l'esplosione del Sole in un lontanissimo futuro. Come gigante rossa che distruggerà tutta la Terra, ma l'unico manufatto umano che sopravviverà nel tempo, è praticamente la sonda Voyager, le due sonde Voyager e quindi l'elettronica che c'è a bordo e quindi dedicheremo uno spazio particolare. Allora, le CPU che delle navi spaziali che sono state lanciate nello spazio, questa directory è stata aggiornata chiaramente al 12 agosto del 2012. Andiamo a vedere. La più vecchia è appunto quella del Pioneer 10 ed 11 nel 1972. È praticamente una CPU, diciamo, personalizzata, costruita ad hoc in TTL discrete. Dunque, per quanto riguarda le note, la CPU fu, diciamo, deriva da vari microprocessori. È praticamente una CPU personalizzata, costruita ad hoc con istruzioni molto specifiche proprio relative alla personalizzazione del prodotto. Diciamo del sonde Voyager, non è quindi un microprocessore derivato dal segmento, diciamo, del 1972, per quanto che cosa c'era, diciamo, per le produzioni industriali che ancora non erano robotiche, né tantomeno, diciamo, per una produzione per i primi microprocessori per il mercato home computing che ancora praticamente nel 72 non c'era. Nel 76 sulla sonda Viking praticamente era presente un microprocessore della General Electric a 18 bit con una RAM, pensate, di 4096 parole. Una parola è circa un byte, quindi abbiamo 4096 byte, dividete per 1024 e la RAM del Voyager era di circa 4K, più o meno. Ecco, ho detto tutto. Cosa abbiamo mandato nel 76 con la Voyager 1 e Voyager 2? Un computer con una memoria 4K. Poi, per quanto riguarda, diciamo, Voyager 1 e Voyager 2, che sono quelli che sono, diciamo, più lontani, si sono allontanati nello spazio, poi vedremo, c'era una CPU, diciamo, hybrid buffer interface, un circuito HIBC, che praticamente aveva ed ha una RAM circa 8096 parole, quindi 8096 byte, circa 8K, con però, diciamo, una RAM a 16 bit, quindi praticamente l'indirizzamento quindi era ancora più basso. E la CPU era una CPU CMOS a 128 registri. Il terzo computer che, diciamo, che poi è quello che guida il Fly Data Subsystem. Il Voyager, praticamente la famosa sonda Voyager. Per cosa, che cosa c'era invece sullo Space Shuttle? Ecco, c'era un 8086, anzi c'erano vari 8086 e anche più tardi nelle versioni delle successive degli Space Shuttle, negli ultimi Space Shuttle furono messi vari 80386. Ecco. C'era l'8086 nel primo Space Shuttle e l'8386, diciamo, negli ultimi Space Shuttle. Che cosa c'è praticamente nel 1989? Sulla sonda Galileo c'era, diciamo, un computer 2901 Attitude Control Computer che aveva 176 K di memoria con, diciamo, vediamo un po', con 6 microprocessori 1802 e poi c'erano
un microprocessore 2901 che però era 16 bit, quindi praticamente c'aveva poi un suo duplicato per un totale di 8 2901, quindi 8 microprocessori 2901 a 16 bit, quindi una sonda, quella Galileo, decisamente ricca di microprocessori, perché ce n'aveva 16. Dunque, per quanto riguarda Hubble, il telescopio spaziale c'ha originariamente una CPU a 8 bit, pensate un po', un DF224, non chiedetemi che cos'è. Successivamente poi è stato aggiornato con il 386 nel 1993, attualmente c'ha un 84, c'ha, diciamo, funziona con gli 80486, quindi sono macchine, non è recentissime queste CPU, però diciamo evidentemente sono affidabili e toste. Il Pathfinder c'aveva 64 mega di memoria a stato solido e un RAD 6000, che praticamente era una CPU della IBM, il RAD 6000. Mentre il Sojourner su Marte, il piccolo robottino, c'aveva un Intel 80C85, il piccolo Pathfinder. Mars Global Surveyor c'aveva un 8086 con un disco a stato solido a 0,75 GB. Sulla stazione spaziale ci sono numerosi 80386 e 80387. Sul robottino Spirit, un altro rover, c'aveva un altro RAD 6000 a 25 MHz, e quindi praticamente il grosso della spesa fu, diciamo, che costava circa $200 e $300, quindi con prodotti, diciamo, che derivavano dal mondo dell'IBM. Sul Dawn, quello che ha fatto l'asteroide su Rendezvous, c'era un altro RAD 6000 con un disco a stato solido da 8 GB. Su Curiosity ci sono due RAD 750 da 400 MIPS che viaggiano a 200 MHz, che sono praticamente degli derivati dei PowerPC 750. E poi cosa c'è? C'è 256K di RAM in una EEPROM, e poi c'è la RAM, una DRAM, c'è una ROM di 256K e una RAM di 256 MB con un disco flash a stato solido di 2 GB. Questo è quello che c'è su Curiosity. Su Morpheus, che praticamente sarebbe il lander che dovrebbe atterrare praticamente su durante il test del 2012, è previsto, diciamo, che ci sia un RAD 750. Non saprei dirvi che cos'è questo Morpheus, forse ancora deve partire. Il 2012 era già partito, oppure si è perso nello spazio, oppure è quello che, diciamo, che è stato testato, va bene. Poi quello che è andato su Plutone, la sonda del 2006, la missione 2006-2026, quindi già partito New Horizon, c'era un Mongoos 5 che praticamente era un microprocessore MIPS R3000 da 15 MHz fatto dalla 6Nova, e il processore costava tra i 20.000 e i $40.000. Si vede probabilmente un processore dedicato. Poi c'ha 8 GB di memoria flash dedicata, e quindi niente, questo è quello che praticamente ci deve andare. Poi andiamo a vedere quindi le missioni. La missione Cassini c'aveva 1702 classe, vediamo se c'è qualche microprocessore un po' più conosciuto. C'è un RISC sulla sonda Clementina a 32 bit, RISC a 32 bit 1750. Un altro RISC su quest'altra sonda qui, missione MST. Poi abbiamo sul Pluto Express un 32 bit, poi abbiamo numerosi 8386 e 80387 su varie sonde. Poi abbiamo un 8085 su una sonda FAST. Poi abbiamo vari processori Mongoose che sono quelli specifici, quindi
costruiti ad hoc, e poi abbiamo dei RAD 6000 che derivano dalla produzione IBM per tantissime, diciamo, per tantissime sonde: Swift, Mars, Gravity, Deep Space, Coriolis e qualcosa. Poi abbiamo i Mongoose, hanno praticamente hanno un chip R3000. ITM sono di SP, Rhino, e poi diciamo 1750 sono CPU RISC. Ok, questo è più o meno tutto per quanto riguarda le CPU che sono state spedite nello spazio. Adesso apriamo una parentesi speciale per i microprocessori che, diciamo, sono in viaggio nello spazio profondo, ci resteranno in modo infinito e saranno gli ultimi manufatti che resteranno praticamente come prove dell'esistenza del pianeta Terra, che sono i Voyager. Eccoci qua, speciale sonde Voyager 1 e Voyager 2, i cervelli delle navi spaziali Voyager. Il Command Data and Latitude Control Computer. Andiamo a vedere praticamente cos'era, cosa sono questi aggeggi. I Voyager furono lanciati nel 1977, Voyager 1 e Voyager 2, esattamente due sonde praticamente gemelle, identiche. Fecero un lunghissimo viaggio spaziale per, diciamo, con tre traiettorie per poter lasciare in modo veloce il sistema solare. Che cosa c'era? Dunque, vediamo un po' quello che noi ci interessa, ecco. Il processo di produzione, diciamo, dei computer dell'hardware nel tempo non era come quello di oggi, perché chiaramente, diciamo, la missione Apollo risente del fatto che nel 1977, quindi pensate che nel 1977, ecco, ancora il 6502 non c'era, non era uscito praticamente. Uscirà sia malapena nel 77-78, non c'era Apple II, non era ancora noto al mondo il VIC-20, e quindi di conseguenza l'informatica era quella che era. C'era però l'informatica in modello business. Ecco, cosa c'era? Cosa ci hanno messo a bordo del Voyager 1 e 2? Ecco, ci hanno messo questa roba qui. Viking CCS Memory, immagine della memoria, questa qua di scatola B, che è la memoria del 17, questa è la fotografia 17 ottobre 1972, con questo aggeggio qui praticamente. Ecco, l'elettronica era bello che era nel 1972, l'avevano fatta però chiaramente per durare, e soprattutto schermata, diciamo, da contro le radiazioni ionizzanti, il vento solare e il vento siderale. Dunque, vediamo un po' informazioni specifiche tecniche che a noi ci interessano. Il Voyager CCS deriva dal Viking CCS, che aveva 70 KB di memoria. Dunque, è programmata, il linguaggio di programmazione del Voyager è l'utilizzo del Fortran 5, che poi fu portato in Fortran 77. Con alcune porzioni di codice scritte in linguaggio C. Dunque, vediamo un po' che cosa c'è. Computer Command System, eccoci qua. Questo è lo schema praticamente della potenza che arriva, output 1, output 2, poi dall'output 1 va al buffer dei comandi, processore A, e poi c'è il processore B, che viene praticamente alimentato da due unità separate, diciamo, di alimentazione. Questo per avere dei sistemi ridondanti. Praticamente abbiamo lo stesso schema che però viene ripetuto, di modo tale che se se ne spacca uno c'è comunque un altro come backup, processore A e processore B. Vediamo un po' fly data. Ah, dunque, sì, sull'architettura del CCS del processore aveva una CPU specifica con 18 bit di accumulatore, un registro, diciamo, del status register a 12 bit, un contatore di programma a 12 bit, quindi 2 alla 12 sono le locazioni indirizzabili linearmente, non poi molto, con un registro di stato a 4 bit.
con 12 bit però 12 bit di registro, quindi la memoria era 12 bit e non a 8, perdon. Però c'è un codice di registro a 4 bit, con 64 istruzioni eseguibili. Fly Data System, vediamo un po' cosa c'è di specifico. È quello che praticamente si occupa in sostanza del dati di volo, quindi di rimanere in contatto con l'aggeggio. È questo coso qui. Guardatelo un po', fa quasi effetto che questo coso qui rimanga. Questo coso qui, insieme a questo coso qui, architettura, insieme a questo coso qui, saranno gli unici pezzi che rimarranno come testimonianza sicura se non va a picchiare contro un asteroide nel viaggio, della tecnologia umana. Fa quasi un po' impressione. Allora, Latitude and Articulation Control System. Vediamo un po' cosa ci aveva. Vediamo un po' conclusioni. Ecco, il grosso praticamente dei problemi era stata, diciamo, di far adeguare i sistemi elettronici del tempo, che sì, erano affidabili ma non proprio affidabilissimi, quindi però furono resi in modo tale da poter resistere sostanzialmente ai temperature ostili, praticamente le radiazioni, furono schermati e quant'altro. Ora, praticamente sono macchine con un'architettura a 4 bit. Sentite un po', ancora non erano nati i computer a 8 bit, questi sono computer con macchine ad architettura a 4 bit. Perlomeno l'Articulation Control System, che è quello che vi ho detto. Vediamo un po' altre informazioni che ci possono interessare. Non ce ne sono, il link per andare, diciamo, All About Circuit sul Voyager lo trovate linkato in descrizione di questo file. Lanciati nel 77, Voyager 1 e Voyager 2 contengono, diciamo, il famoso disco con le registrazioni di voci, disco peraltro in analogico. E quindi niente, è la tecnologia analogica e la tecnologia a 4 bit che praticamente rimarrà come testimonianza della cultura umana, sicuramente. E questo è più o meno tutto. Ok, un saluto, ciao, alla prossima.